Alessio, tu sei un giovane studente in giurisprudenza qui all'Università Roma III di Roma e sei anche il responsabile del gruppo Laudato Si San Paolo. Come stai vivendo questo cammino sinodale? Beh, diciamo che questo annuncio del cammino sinodale intrapreso a livello diocesano è stata una bella scoperta. È stato un qualcosa di importante perché ci siamo, dopo questo periodo di Covid, di restrizioni, finalmente ascoltati, abbiamo imparato a percepire, a capire l'altro, molte volte anche non soltanto parlandoci, ma capendo e osservando i comportamenti. E come hai detto, sono studente del Dipartimento di Giurisprudenza, attualmente sono al secondo anno del corso e diciamo abbiamo vissuto questa esperienza universitaria in modo un po' particolare. Siamo entrati nel pieno del Covid, abbiamo vissuto un'università semispettrale con pochissime persone, dove veramente avevi fatica anche a poter prendere un caffè con l'altro. Le varie zone, limitazioni d'orario, la possibilità di seguire molte volte da casa e l'impossibilità di potersi guardare negli occhi con i propri compagni e potersi anche scambiare qualche informazione è stata qualcosa che si è sentita e solamente adesso, diciamo, con le ultime normative più permissive in materia, ci permette di poter prendere un caffè con i compagni, poter vivere più l'ambiente universitario che fino adesso c'era soltanto stato raccontato a noi ragazzi che siamo entrati durante il tempo Covid nel 2020. E l'altra esperienza di cui facevi menzione è il coordinamento del gruppo Laudato Si Roma San Paolo, un'entità che nasce da una realtà che nasce da poco. Siamo formalmente partiti nel settembre del 2021. Quindi un'esperienza nuova che sta camminando e sta proseguendo proprio in questi mesi e in questo periodo. E come il nome vuole raccontare, noi prendiamo spunto e prendiamo la nostra base sulla nostra azione tramite l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Un testo rivoluzionario che pensiamo veramente possa essere guida e strumento per entrare in contatto con i giovani, con i ragazzi e con il territorio. Operiamo principalmente con la nostra sede presso l'Abbazia di San Paolo fuori le mura e in questo periodo di circa 7 mesi di attività abbiamo avuto modo veramente di poter sperimentare quanto la testimonianza sia fondamentale per avvicinare le persone. E il sinodo, la sinodalità è stata qualcosa che comunque ci ha permesso di captare, di capire, di farci strumento di ascolto verso il territorio con le nostre piccole iniziative, con le nostre attività e soprattutto anche a livello universitario. Nella mia esperienza posso dire che è stato molto importante aver avuto una formazione su cos'è il sinodo, in che modo si ascolta, in che modo si percepisce quello che è intorno a noi e devo dire che anche se in modo diverso, con due ovviamente modalità differenti, una a livello più operativo con il nostro gruppo e l'altra più a livello personale in università, è stata una grande scoperta, è stato qualcosa che comunque mi ha fatto capire molto. Ecco, Papa Francesco nell'esortazione apostolica Christus Vivit, dedicata ai giovani, afferma: voi siete l'adesso di Dio, ovvero il presente, e pone una domanda: come sono i giovani oggi? Cosa succede adesso ai giovani? Lo chiedo a te. Allora, devo dirti che questa domanda è molto impegnativa perché abitualmente, se non giornalmente, noi ragazzi siamo contornati da questa affermazione. Voi non siete solo il futuro, ma siete anche il presente. È bellissima, è qualcosa che ci riempie di gioia, ci fa capire anche quanto noi possiamo veramente fare la differenza nel nostro mondo, nella nostra società, ma anche nel nostro piccolo. Però poi ci andiamo a scontrare con quella che invece è la realtà, una società che comunque giudica molto, non abituata a ascoltare i giovani, non abituata a rispettarli. È facile, è abituale ogni giorno aprire le notizie sul proprio cellulare o sfogliare un giornale e avere degli attacchi diretti alla classe giovanile, al movimento di giovani, di ragazzi senza valori, senza capacità, svogliati. Però devo dire che forse troppe volte i ragazzi si sentono oppressi da questo contorno così pesante. Da un lato siamo spinti
a farci carico di tante situazioni, a farci carico della nostra società. Dall'altro invece siamo sempre e costantemente sotto attacco di una classe che invece di formare e di aprirsi, di accompagnarci, molte volte si fa scudo probabilmente con questi attacchi e non ci riesce a spronare poi a proseguire la nostra buona volontà, proseguire questo cammino di crescita anche personale. E con il Covid l'abbiamo visto. Abbiamo visto migliaia di ragazzi che si sono attivati con i centri per la consegna dei pacchi alimentari, con l'impegno nelle varie associazioni. E questo ci fa capire solamente che la buona volontà c'è. I ragazzi ci sono, però vivono una crisi anche identitaria, secondo me, perché viviamo in un mondo che corre troppo veloce e noi probabilmente non abbiamo dei punti di riferimento, non abbiamo dei valori così stabili che ci possono permettere di formare il nostro carattere, formare il nostro impegno in modo continuativo, in modo stabile. E viviamo in una società dove tutto corre veramente in modo eccessivo. Abbiamo valori che ci vengono presentati come la salvezza, quando poi invece abbiamo davanti solamente la ricerca dell'oggetto più nuovo, del vestito migliore, della ricchezza, dell'ostentazione, no? Dei valori che molte volte ci vengono presentati come assoluti, che molti ragazzi perseguono e che poi alla fine lasciano scontenti, lasciano quell'assenza di consapevolezza di sé che veramente in tanti ragazzi trovo e riscontro. Però dall'altra parte c'è ancora quella voglia di fare, c'è quella voglia di impegnarsi, quella voglia di mettersi a servizio tante volte di un ideale. E secondo me i ragazzi dovrebbero essere spronati proprio da questo punto di vista. Mettiamoci a servizio insieme e accompagniamo i ragazzi. Dobbiamo essere accompagnati, non possiamo essere mandati direttamente nelle varie questioni, nelle varie gestioni. Dobbiamo essere accompagnati dai grandi, dal mondo degli adulti che molto criticano i giovani. Ecco, a proposito di impegno, tu sei molto giovane, però hai già fatto anche tante esperienze comunitarie e tra l'altro quella dell'equipe pastorale della tua parrocchia proprio nella preparazione di questo sinodo, insomma, ecco. Quindi come si sta vivendo invece dal punto di vista della pastorale della tua parrocchia questo cammino? Sì, abbiamo accolto con gioia dopo la formazione dell'equipe pastorale questo incarico che ci è stato dato da parte della diocesi, no, come organo interno di poter coordinare, poter cercare di mettere una quadra su questo che è il cammino a livello parrocchiale. Beh, devo dirti che è stato qualcosa di complesso perché siamo stati caricati di una responsabilità molto grande come ente dell'equipe pastorale. Abbiamo avuto un grande sostegno nella formazione che ci è stata fornita da parte della diocesi e allora lì abbiamo potuto veramente capire in che modo dovevamo andare a organizzare, in che modo dovevamo preparare questo cammino. La parrocchia ha reagito molto bene, però i giovani non sono abituati a essere ascoltati e quindi proprio questo è qualcosa che sicuramente ha dato speranza a tanti, ma ad altrettanti non ha permesso di avere quella spigliatezza, quella volontà di potersi mettere proprio a confronto con un'entità che molte volte, parlando in modo generale della Chiesa, non soltanto delle realtà parrocchiali, quindi anche delle varie comunità, delle varie ramificazioni territoriali della Chiesa, trova difficoltà a entrare in contatto con i ragazzi, trova difficoltà a non considerarli come dei fruitori di un servizio. Ecco, nel consueto videomessaggio di preghiera di Papa Francesco in questo mese di maggio, lui l'ha dedicato ai giovani di tutto il mondo, e li ha esortati a portare avanti l'ascolto e il coraggio per costruire un mondo migliore. Ecco, secondo te di che cosa ha bisogno la Chiesa di oggi anche per essere più parte del mondo e migliorarsi? Beh, io prenderei la parola che ha detto il Papa, coraggio. La Chiesa ha bisogno di coraggio, ha bisogno di uscire dagli schemi.
non possiamo rimanere incastrati nella formalità, dobbiamo entrare a contatto con i ragazzi, non dobbiamo aver paura di ascoltarli e di rimanere in silenzio davanti alle loro difficoltà, perché è facile giudicare, la società ci giudica tanto, la Chiesa dovrebbe essere quella grande comunità che ci permette di sfogare la nostra difficoltà, i nostri sentimenti, quello che proviamo a livello del nostro territorio, quello che viviamo tutti i giorni e accompagnarci. Quindi secondo me la Chiesa deve essere forse più coraggiosa, ci sono tanti sacerdoti bravi, tanti laici bravi, persone veramente di valore che si impegnano e hanno fatto della loro vita una grande missione, però c'è bisogno forse di avere quell'apertura in più. Secondo me sarà importante scendere nelle piazze, andare a incontrare i ragazzi nei luoghi dove attualmente trovano il loro punto di aggregazione. E secondo me questo è il cammino da seguire. Coraggio, non aver paura di entrare in contatto con loro, di essere criticati, ma soprattutto dobbiamo aver coraggio di ascoltare e di rimanere anche al loro servizio. Ecco, in conclusione io chiedo sempre come, insomma, si sogna la Chiesa, no? Qual è il tuo sogno di Chiesa? Lo chiedo anche a te, in certo qual modo mi hai già risposto, però che Chiesa sogna Alessio Camminati? Questa è veramente una bellissima domanda. Io ho avuto modo di leggere e approfondire l'Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica di Papa Francesco. Io credo che quel documento abbia veramente tanta visionarietà all'interno. Dobbiamo aprire la Chiesa, secondo me una Chiesa aperta, una Chiesa che si fa sorella, che si fa fratello, è qualcosa di fondamentale, e io spero proprio di poter vedere nella Chiesa del domani una realtà meno formale, che consideri meno i ragazzi, i giovani come dei fruttori di servizio, ma che possa veramente diventare l'ente di formazione primario. Secondo me la Chiesa Cattolica e i valori cattolici devono essere impartiti ai ragazzi in una formazione continua. Noi dobbiamo essere accompagnati, non possiamo soltanto rilegarci a dei corsi o a delle attività che vengono proposte. La comunità, in questo caso, io credo che la Chiesa del domani dovrebbe essere una Chiesa più comunitaria, più identitaria, avere un contatto con il territorio, avere una Chiesa di comunità, una comunità. Questa è la parola, questo significa la parola Chiesa.